Quali sono le cellule che caratterizzano il fegato? Vediamole insieme in questa nuova puntata di Siamo fatti così. Come abbiamo visto nella scorsa puntata, l'unità funzionale del fegato è il lobulo epatico. Ah sì, e se te la sei persa, valla subito a recuperare. Dal punto di vista funzionale possiamo notare anche altre strutture, come ad esempio il lobulo portale e l'acino epatico. Il fegato presenta al suo interno diversi tipi di cellule, e le più importanti sono gli epatociti, le cellule quiescenti, le cellule di Kupffer e le cellule di Ito. Iniziamo dagli epatociti, che sono l'uno attaccato all'altro, hanno forma poligonale e sono organizzati in lamine epatiche. Come potete vedere, sembra quasi che siano in fila l'uno attaccato all'altro. Ogni epatocita ha una triplice polarità, cioè ogni lato della cellula ha un compito diverso. Abbiamo il polo sinusoidale, che è affacciato sui sinusoidi epatici, è separato dal plasma e dallo spazio di disse. Super importante, presenta microvilli e permette a molecole esterne all'epatocita ad entrare all'interno per essere metabolizzate e o eliminate attraverso la bile. C'è il polo biliare, da cui fuoriesce la bile prodotta all'interno dell'epatocita e si riversa all'interno del dotto biliare. Poi ci sono le cellule quiescenti, che sono molto piccole, infatti non si vedono, non sono ancora differenziate. Sono molto importanti perché conferiscono al fegato la capacità di rigenerarsi, cioè effettivamente di riprodurre parti di tessuto che magari è andato perso. Poi ci sono le cellule di Kupffer, che sono sostanzialmente i macrofagi residenti all'interno del fegato. Infine abbiamo le cellule di Ito, deputate all'accumulo di lipidi, ma non solo, perché in risposta al danno sono in grado di sintetizzare collagene e riorganizzare l'architettura dei lobuli epatici. Per questo sono coinvolte nel processo di cirrosi, steatosi ed epatite. Se il video ti è piaciuto, lascia like, e se vuoi passare il test di medicina vai su www.promedtest.it, sezione corsi. Ciao!